Buonasera e benvenuti a questo terzo appuntamento con la rassegna Chuck si gira. Dopo aver visto Nuovo Cinema Paradiso, Vacanze d'amore, questa sera il film che sarà proiettato è Il regista dei matrimoni di Marco Bellocchio. Com'è una coincidenza fortunata quella di avere questa sera nostro ospite graditissimo, lo scenografo Marco Dentici, che è in sala e io vi invito a fare un applauso per aver accettato il nostro invito. Posso solo dire, ma è un fatto personale, che mi ritrovo a casa a Cefalù, perché sto per iniziare un altro film qua, ma il film di Bellocchio mi ha tra l'altro per strane coincidenze della vita, del nostro lavoro, mi ha fatto ruzzolare a Cefalù, e quando sono ritornato a Cefalù, avendo Cefalù negli occhi per adattarlo a questo film, ho detto che questa è casa. Io chiamo casa tutto ciò che è consono e congruo al lavoro che dobbiamo fare. E dico questo perché ricordo che durante i sopralluoghi molto lunghi di questo film, l'abbiamo preso proprio molto alla lontana con Marco, mi capita molto, molto spesso, perché lui è un personaggio che veramente va in profondità alle cose, non si ferma in superficie, siamo partiti a visitare la Sicilia. Io sono siciliano, facevo un po' da guida, ma un po' no, perché anch'io scoprivo delle cose sempre rapportate al film che dovevamo fare, ed è stato un lungo viaggio grazie al quale abbiamo raccolto moltissime informazioni, soprattutto per lui utili a modificare e implementare diciamo alcuni passaggi del film stesso. A un certo punto sembrava che il film dovesse essere girato a Modica, bellissima città, però mancava il mare, cioè, che è un elemento vitale di questo film. Con gli artifici cinematografici naturalmente il mare si può anche creare. Oggi la tecnologia ci mette in condizione di creare ciò che non è, però è sempre un artificio. Qui il mare ha una presenza, diciamo, di quasi specchiante, nel senso del sentimento dei personaggi. Il mare che evoca, il mare che apre, Elica che da Roma, appunto, come si leggeva in questa recensione, che abbandona Roma per una crisi, non si capisce bene di quale natura, però parte senza avere una meta, e il mare in fondo è l'autostrada per andare in nessuna meta o a tutte le mete. Quindi il mare era ed è fondamentale. Quindi mi è venuta proprio quasi, a volte capita, no? Quei flash improvvisi. Ho detto: Marco, io ti porto a Cefalù, perché Cefalù è la città a suo modo contraddittoria da un punto di vista morfologico, perché è una città poggiata sull'acqua ma protetta dalla montagna, dalla roccia. Quindi questo dualismo, io credo che sia veramente servito al film a incorniciare questa storia molto sfaccettata, molto labirintica. Adesso mi è venuto in mente questo aggettivo perché, come spesso ci succede con Bellocchio, una parola, un aggettivo diventa quasi una maniglia a cui attaccarsi per poi snocciolare, srotolare tutta una serie di altre informazioni, ricerche, e quindi anche di raggiungere dei risultati grazie a una apparentemente banalissima parola. In questo film era labirinto o labirintico, tant'è che ricordo la costruzione che fece a Roma, dove Elica svolge i provini,
era fatto in un modo da quasi da topi in gabbia, cioè apparivano, uscivano questi provinandi in modo proprio labirintico. L'appartamento che abbiamo usato a Roma dopo a Cefalù dopo tantissime ricerche, un bellissimo appartamento che da una parte dà sulla strada e dall'altra dà sul mare, anche quello ha una struttura circolare e a suo modo labirintico, cioè i personaggi si vedono apparire dalla scala, salire, sparire dietro una vetrata, riapparire da un'altra parte, cioè questo entrare e uscire, questo sfuggire e riapparire è diventata la chiave di lettura del film, insomma.